Siamo con Danilo, Sabina e Ilaria dell'asino nel bosco di Ostia Antica e volevo chiedervi innanzitutto di questo fenomeno. Adesso siete diventati famosissimi, tutti parlano di voi, vorremmo capire che cosa sono gli asili nel bosco e in particolare il vostro, che tipo di asilo nel bosco è, come si presenta? L'asilo nel bosco nasce dal sogno di quattro persone di fare un progetto educativo che li rendesse felici prima di tutto a loro di starci dentro, quindi di uscire nello spazio esterno, di poter prendere il sole, di stare all'aria aperta, di poter esprimere tutte le proprie capacità, i propri talenti insieme ai bambini. Questo era un sogno e siamo riusciti a farlo diventare. Il modo in cui nella pratica si presenta come uno spazio verde dove i bambini sono liberi di giocare, di sperimentare, di entrare in contatto con la natura, passare una quotidianità che si svolge prevalentemente all'aperto. Le giornate sono ricche, si compongono di passeggiate ed esplorazioni e anche quando piove siamo attrezzati con le tute da pioggia per poter permettere l'esperienza del bagnato, della pozzanghera e dell'acqua per chi lo desidera. Per chi non lo desidera siamo strutturati con uno spazio interno che permette un riparo in caso di necessità. E volevo chiedervi anche, ultimamente vi state muovendo molto, quindi state diffondendo tanto la vostra realtà, ma anche con dei percorsi formativi strutturati che portate un po' in giro per l'Italia. Vi volevo chiedere come nasce questa esigenza di iniziare questa tournée e che appuntamenti prevedete, se pensate di fermarvi o continuare. È sempre la natura che ce lo insegna, quando tu hai un frutto poi hai degli altri semi. Quindi ti viene voglia di seminare, se il frutto è stato buono vuoi che ci sia un frutteto, ci sono tanti alberi. La cosa bella è che questi semi stanno attecchendo, in Italia dopo che abbiamo cominciato noi ne hanno aperti altri 15. E quindi l'esigenza poi è anche un'esigenza narrativa di raccontare quello che uno ha fatto, come ha fatto, e c'è anche l'esigenza di tante persone di ascoltarle queste storie, sia da un punto di vista tecnico, pedagogico, che da un punto di vista organizzativo. Ci sono tante le domande che le persone ci fanno, dal Manzanar al Reno. E eventualmente è possibile anche venirvi a trovare? C'è la possibilità di fare dei tirocini, di venire a vedere un po' sul campo come siamo le nostre giocate, i bambini, le attività che svolgiamo all'aperto. E so anche che in prossimissima uscita un libro che racconta la vostra esperienza, ce ne volete parlare? Il 28 febbraio sarà disponibile il libro che esce insieme a un documentario, quindi sarà un libro con DVD, un libro che è stato scritto a quattro mani da quattro fondatori che sono io, Paolo, Giordana e Danilo, che siamo un nucleo, diciamo, che poi si è ampliato perché adesso il gruppo di lavoro è molto più largo, però insieme abbiamo scritto quello che è stato, diciamo, un po' le idee e i principi che sono alla base, le fondamenta di questo progetto, e poi è stato girato un documentario che permette anche di vedere, come dire, più da vicino quello che accade all'interno di una giornata. Perfetto, e per chi non è proprio vicino e non può venirvi a trovare, come possiamo saperne di più su quello che fate e sui prossimi appuntamenti, sia formativi che di presentazione della vostra attività? C'è una pagina Facebook attivissima, potete sicuramente trovare tutte le news, gli appuntamenti. La pagina si chiama L'Asilo nel Bosco, c'è anche un sito, lasilonelbosco.com. E poi potete scriverci altrimenti su mail info@lasilonelbosco.com. Perfetto, grazie.